Ciao a tutti. Allora, voglio fare la pasta alla carbonara. Tutti i canali che si rispettano ce l'hanno, a me mancava, quindi voglio farla anch'io. Seguirò i suggerimenti di un mio amico che ha un blog e un canale, Mirko Runci. Vi metto poi il suo link in descrizione nell'info box e in alto. Allora, inizio a tagliare il guanciale. Io ho preso 3 fettine di guanciale, e farò una dose diciamo per 2 persone, ma anche 1,5 perché io ne mangerò pochissima. Allora, metto la padella sul fornello, accendo, e ci verso anche un po' di pepe. Ecco qua. E ci butto subito il guanciale che ho fatto a dadini. L'olio non ci andrebbe perché il guanciale tira fuori tutto il suo grasso, quindi lo faccio andare lentamente per far uscire l'olio, scusate, il grasso. Ecco qua. Io però un goccino di olio ce lo metto, giusto un filo, poco poco. Continuo la cottura, del guanciale. Dovrò renderlo un pochino croccante. Adesso ci metto anche un cucchiaio di vino, anche due per questa dose, 2 cucchiai di vino bianco, e faccio evaporare. Bene. Una volta che il guanciale è diventato croccante, lo tolgo, vedete, l'ho tolto e ho lasciato soltanto il grasso che ha tirato fuori, il guanciale. E adesso mi vado a preparare, la crema con i tuorli e pecorino. Ho messo i 3 tuorli, ci metto 2 bei cucchiai di pecorino. E frullo con il mixer di immersione. Do una frullata, metto anche un po' di pepe. Ok. E do qualche giretto così fino a formare una cremina. Se serve, se è ancora un po' liquida, possiamo aggiungere ancora un po' di pecorino. Però la consistenza, eccola, è questa. Mi sembra che vada bene. Ok, ora verso tutto dentro una bowl e ci aggiungerò anche un po' dei pezzettini del guanciale che ho tolto dalla padella, tagliato a pezzettini piccolissimi, così. Pezzettini piccoli e li aggiungo alla cremina. Io sto sempre seguendo i suggerimenti di Mirko, magari poi andatevi a vedere anche la sua ricetta, che sicuramente è più precisa della mia. Ecco qua. Adesso ho messo la pasta che ho deciso di cuocere. Nel mio caso i rigatoni, però i spaghetti ci sarebbero stati benissimo. Allora, la pasta deve essere al dente, ma di più, deve finire di cuocere dentro la padella, quindi non la facciamo cuocere tanto e poi finiremo la cottura nella padella con un po' di acqua. Io la tiro fuori così con la schiumarola. Sgocciolante, così ci va un po' di acquetta. Ok, poi se fate se ne fate di più, naturalmente la scolate. L'importante è trattenere un pochino di acqua da usare se serve da mettere in padella. Quindi vado a girarla e finisco la cottura, la faccio insaporire bene con il grasso del guanciale. Come vedete non è assolutamente semplice fare la carbonara, eh? Uno dice ma facciamo una carbonara, buttiamo là un uovo così,
un po' di guanciale, pancetta, c'è cioè chi mette la pancetta. Invece no, non è semplice, bisogna saperla fare. Almeno io non la sapevo fare, la facevo proprio nel modo sbagliato. E sto imparando adesso, appunto. Allora, faccio giro per benino per far tirare bene tutto il grasso e l'acqua che ho messo. Non mettete tanta acqua, sennò viene troppo liquida poi con la crema, quindi la facciamo ritirare bene questa acquetta. Ok, una volta pronta vado a buttarla bollente dentro la crema che ho creato, la crema di uova di tuorli. Adesso giro per benino, faccio assorbire bene la crema, la cremina, e poi vado ad impiattare. Vedete com'è bella gialla, non è assolutamente liquida. E credo che ci siamo adesso. Poi sentiamo il parere di Mirko e dei puristi della carbonara. Sapete, ci sono i puristi che guardano tutto, magari mi criticheranno adesso, non lo so. Spero di essere riuscita a farla come si deve. Ci ho messo, come avete visto, il guanciale croccante sopra, un altro po' di pecorino, se volete ancora pepe. Io ne ho messo già tanto, non ce lo rimetto sopra. E adesso non mi resta che gustarla, naturalmente con un buon bicchiere di vino rosso, il nostro vino. Bene, amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere questo video, a lasciare un like ed a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao ciao!